c'è chi ci conosce come i gemelli davanti un altro, oppure chi, come avete visto, gli Edit Twins di Blaze che hanno lavorato per Skype. C'è chi ci conosce invece come gli speaker di Tunato, oppure chi ci conosce come modelli che hanno lavorato per vari brand. Poi, oggi siamo qui per raccontarvi un po' della nostra storia, sì, un po' della nostra Instagram Stories, dato che siamo tutti giovani e utilizziamo tutti i social. La nostra Instagram Stories possiamo dire che è fatta ed è legata a un termine particolare. Questo termine è quello che vedete lì e che vedete nei nostri maglietti, che è il termine Logis. Il termine Logis è una parola che abbiamo inventato noi, che praticamente in italiano non esiste. L'unica parola che un po' gli assomiglia è una parola in spagnolo che vuol dire logo. Chi è che di voi sa lo spagnolo? Alzi la mano. Loro che nessuno ha studiato. Padre Francesco. La ragazza lì sta per quella. La ragazza lì, allora, però forse in spagnolo cosa si dice? Parola. Va un po' fuori di testa. Sì, la tradizione è questa, ma per noi logis non vuol dire proprio esattamente passo o matto, ma il significato che noi abbiamo dato a questa parola, tra l'altro infatti è scritta male perché è stata italianizzata, è il significato di tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di affrontare la vita con positività e affrontare le sfide o le avventure che la vita ci propone con le proprie caratteristiche, cercando di arrivare alla meta che ognuno di noi ha. Possiamo dire che in particolare anche Gesù poteva essere un logos, in quanto è stato il primo che ha deciso di mettersi in gioco, il primo che non si è omologato al pensiero che c'era all'epoca, ma bensì ha pensato di portare la buona notizia giornalmente, giorno dopo giorno, ai propri fedeli. Ecco perché noi tutte le mattine, sui nostri canali social, Instagram e Facebook, diamo il buongiorno a tutti i ragazzi che ci seguono con appunto un buongiorno logis. Questo proprio per far capire ai ragazzi che nella vita bisogna mettersi in gioco con le proprie caratteristiche e le proprie doti, e soprattutto bisogna essere sempre positivi, qualsiasi cosa ci accade, perché anche nelle situazioni un po' più brutte, nelle avventure negative, c'è sempre qualcosa di bello da imparare. Ma com'è nata questa parola logis? Questa parola logis possiamo dire che, pur avendo 24 anni, ci ha accompagnato in tutta la nostra storia. I vari significati che abbiamo attribuito a questa parola si sono manifestati appunto con lo scorrere del tempo, con l'allungarsi della barba, se vogliamo così dire. E un primo significato della parola logis, anche se pure inconsapevolmente, ci si è mostrato palesato, ci si è palesato, mamma mia che tipo culturale che sei, quando più o meno facevamo le scuole elementari, i primi anni delle scuole elementari, non so se vi ricordate, i più giovani non lo conoscono come cartone animato, c'era un cartone animato della Warner Bros. Che si chiamava Mignolo col Prof. Non so se qualcuno di voi lo conoscete questo cartone animato? Sì. Però sì. Le sorelle lo conoscono. Ok, allora sapete di cosa stiamo parlando. Ok, questo cartone parlava di questi due topini, che è un cartone della Warner Bros. Scritto da Steven Spielberg, e che loro tutti i giorni, quindi tutte le puntate della saga, che poi è durata per parecchi anni, cercavano di conquistare il mondo. C'era Mignolo, che era il topino un po' più sciocco, un po' più stupidino, può passare questo termine, ok, a posto, quindi niente censura, un po' più stupidino, che, capito, affrontava la vita con molta leggerezza. E invece c'era il topino un po' più intelligente, che era il Prof, che era bassetto e un po' attacchiato, definiamolo così, che era la mente del gruppo. Loro in ogni puntata di questo cartone animato cercavano appunto di conquistare il mondo, quindi si mettevano in gioco con le proprie caratteristiche, con le proprie doti, e a un pelo dalla fine della puntata, però il loro piano falliva sempre miseramente. Però la cosa bella che ci è rimasta impressa era che loro, nonostante fallivano sempre, in ogni puntata cercavano sempre di mettersi in gioco, credevano in loro stessi, e la cosa più particolare è che non volevano evadere dallo schema che gli era stato dato dall'autore del cartone, in quanto l'autore del cartone li aveva disegnati come dei semplici topini, quindi li aveva omologati all'essere semplice che poteva essere un topo. Invece loro, in ogni puntata,
schermo, cercavo pezzi di mettersi in gioco. Infatti è così quando, un po' per l'influenza di questo cartone, quando le maestre ci chiedevano a scuola cosa volete fare da grandi, qual è il vostro sogno, noi un po' sognando appunto, dicevamo sempre che volevamo conquistare il mondo, volevamo conquistare il mondo. E queste maestre, le maestre, come tutte le maestre, ridevano un po' perché comunque erano abituate sempre. Siete due ragazzi di conquistare il mondo, ma che volete fare? Non sapete neanche leggere e scrivere, di che stiamo parlando. E quindi ci riportavano sempre con i piedi per terra, come fanno di solito le maestre che ti dicono: va bene, continuo a scrivere le lettere dell'alfabeto, continuo a fare le addizioni, eccetera. Ammettiamo che tutti qui almeno una volta hanno riempito una pagina di lettere o con la A, o con la B, o con la C per imparare a scrivere, giusto? A posto, perché no, se noi ci sentivamo a disagio, E quindi le maestre ci riportavano con i piedi per terra. Successivamente questa parola, quindi il significato della parola Lotis ci è apparso, in sogno, no? Quando facevamo le scuole medie e quando giocavamo qua alla mano nell'istituto, nella classe del nostro istituto delle scuole medie, appunto. L'istituto si chiamava, era la scuola Nati di Porto San Giorgio, non so se conoscete, e praticamente facevamo parte della sezione G. La sezione G era una sezione che praticamente veniva fatta un anno sì, un anno no, in base al numero degli iscritti, in base a quanta gente veniva a scuola, quindi era un po' la sezione, diciamo, l'ultima della scuola, era quella sezione dove magari i professori più ambiti non andavano mai, dove magari ci andavano sempre i professori più giovani, le persone che erano appena entrati in ruolo. E noi facevamo parte di questa classe che eravamo 24 alunni con due ragazzi disabili, due ragazzi bocciati e molti ragazzi, praticamente era una classe molto vivace, praticamente erano rimessi in questa classe tutti quei ragazzi che non erano stati scelti dalle altre classi, perché di solito quando si fanno le scuole medie c'è sempre la maestra, la professoressa X che dice: dai, vogliamo questo qui da noi, questo qui da noi, questo qui da noi. Però in quella classe si era formato un ambiente molto amichevole praticamente tra i ragazzi, cioè tra noi studenti, e i professori erano un rapporto di amicizia. Infatti i professori non tanto ci oltre alle lezioni, studiate quello, cercate di imparare, eccetera, ci volevano mettere in mostra le nostre qualità, ci davano la possibilità di crescere in maniera spensierata e ci appoggiavano anche in quello che era un po' il percorso scolastico, quindi che ne so, appunto la gara di pallamano, oppure il concerto musicale, oppure i vari niente che si facevano i pomeriggi. Così che ogni ragazzo di quella classe riusciva a essere se stesso e anche a contagiare gli altri con le proprie passioni. Quindi era è finita la voce, vada, dai, dammi di sulla. Abbiamo fatto proprio un gruppo scuola, un gruppo classe molto affiatato. All'epoca possiamo dire che nostra mamma, per farci mettere in gioco, ci ripeteva sempre questa frase: se non lo fate voi, chi lo fa? Così che se non andate... Funziona il microfono? Sì, funziona. Cambio batterie. Se non fate voi, chi lo fa? Se non andate in chiesa, chi va? Se non aiutate voi il vostro compagno di banco, chi lo aiuta? Giustissimo, tutti gli insegnamenti giusti. Questa madre è una professoressa di religione, tra l'altro, quindi. Così che proprio il motto e la voglia di mettersi in gioco, quindi che era chiusa all'interno della parola Lotis, è apparsa quando facevamo più o meno le scuole medie. Abbiamo deciso quindi con noi e la nostra classe di balla, classe delle scuole medie, di partecipare a questo torneo di balla a mano. E impegno, allenamento dopo allenamento, che le cose date ai ragazzi non erano affatto semplici, perché eravamo bravi ragazzi ma un po' scapestrati, facevamo un po' di parapiglia, come si dice, quindi chi non si presentava agli allenamenti, chi non prendeva il lavoro sul serio, però con dedizione e impegno anche da parte dei professori siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo di vincere appunto il torneo di pallamano dell'istituto. Sì, è stato un po' come, non so, faccio un esempio calcistico, sapete tutti un po' la storia dell'Ester di Claudio Ranieri, cioè penso tutti se mi descaggio, no? Cioè, chi non lo segue lo spiego io. Praticamente quella lì era una squadra che
nessuno si immaginava che all'inizio Premier League riuscisse a vincere il campionato, invece i ragazzi di quella squadra hanno un po' appassionato chi seguiva il calcio ma anche chi non lo seguiva, perché una piccola è riuscita praticamente a spodestare le grandi dominatrici del campionato inglese, quindi il Manchester City, il Manchester United, l'Arsenal, eccetera. Perché praticamente hanno fatto gruppo, si sono combattati tra di loro e quindi sono arrivati alla meta. In quella classe, cioè la nostra storia di quel periodo scolastico è stata un po' questa, eravamo un po' la classe che sulla carta non poteva vincere. Non poteva vincere perché non ci eravamo mai allenati, comunque i professori fino all'ultimo anno non ci davano molta corda, e capito, era come se noi stavamo lì per essere il cuscinetto, cioè loro giocano ma che giocano a fare, capito, come per dire che ci siete venuti a fare, gli altri ragazzi ci portavano in giro, eccetera. Invece, sorpresa di sorpresa, appunto abbiamo vinto questo torneo e sono rimasti con tutti sbalorditi. Sono rimasti sbalorditi al punto tale che dopo, da ultima ruota del campo, siamo diventati... Beh dai, siete più figli, non siamo mai finiti, quindi alle scuole medie, capito, quando uno vince una gara, vince una cosa, penso che lo sapete anche voi, capito, tutti, ah, quello ha vinto una gara, quello ha vinto questo, quello ha vinto quello, e quindi ci danno un po' di risonanza. E infine poi un altro significato della parola Lopis, molto più legato alla fiducia, ci si è palesato quando facciamo appunto le scuole superiori. Quando facciamo le scuole superiori dovete sapere che Davide e lui non riusciamo mai a stare tranquilli, e ci è venuto il pallino di iniziare a organizzare le feste d'istituto, le assemblee, l'involucro, tutte le cose che si organizzano alle scuole superiori, quindi tutte le attività per far partecipare, fare gruppo con i ragazzi. Al punto tale che il preside dell'istituto commerciale di Fermo, perché non sembra l'aspetto ma siamo due ragionieri, e in poche parole ci ha iniziato a dire: ragazzi, ok, voi vedo che vi volete mettere in gioco, questa cosa è bellissima, però mi raccomando, io mi fido di voi. E già quando uno ti dice io mi fido di voi, noi dire ok, grazie, allora iniziamo a sentirci liberi, però mi raccomando non deludetemi. E quella è la cosa che ci metteva più paura, perché quando un adulto ti dice io ragazzi mi fido di voi potete fare quello che volete, però non deludetemi, tu inizi a dire ok, aspetta, io adesso ho una grande responsabilità sulle mani. Così che ragionando dovevamo organizzare una festa d'istituto e abbiamo deciso di organizzare la festa d'istituto all'interno di un night club. Sì, fa un po' ridere, però è stato proprio così. All'interno del night club, però purtroppo le ballerine non c'erano, quindi non c'erano passate. Ma dei giorni, questo è il discorso. La cosa anche qui era paradossale, perché appena abbiamo detto al preside, ok, signor preside, organizziamo la festa d'istituto in un night club, lasciate stare, cioè ci ha bandito dall'istituto per penso 2-3 giorni e non ci ha voluto più venire. Ha detto: ma come? Io avevo dato la fiducia, volevo organizzare qualcosa di bello, organizzate lì la festa d'istituto in un night club. E abbiamo detto: vabbè, aspetta un attimo, tranquillo, che la cosa andrà per il verso giusto. Così che, nonostante l'incredulità sia del preside, che era rimasto a bocca aperta, ma anche di tutti i professori, che era bruttissimo, però a parte di giocare per i corridoi, capito, tutti iniziavano a guardare: aspetta, ma questi vogliono organizzare la festa in un net club, ma questi organizzano, sono dei pazzi. E fatto sta che la festa invece è diventata una vera e propria figata. Questo, voi vi state chiedendo come mai una festa in un net club è diventata una figata? Questo perché abbiamo deciso di coinvolgere tutti quei ragazzi che all'epoca le scuole superiori erano additati un po' come più ribelli, sai, il ragazzo che non va a scuola, il ragazzo che è stato bocciato, il ragazzo che preferisce divertirsi non in maniera pura ma facendo uso di sostanze, chiamiamole stupefacenti, sostanze stupefacenti, oppure che utilizza un bicchiere di troppo. Abbiamo deciso: ok ragazzi, voi ci servite, e li abbiamo messi all'interno di questa organizzazione proprio nel loro posto. In poche parole, loro dovevano controllare coloro che facevano abuso di queste sostanze. Quindi avevamo schierato questi ragazzi al bar, che un'armata di questi ragazzi che, capito, se vedevano un ragazzo bere un po' troppo, diceva: aspetta un attimo, dammelo a me, dopo non so se il drink se lo bevevano loro o lo buttavano,
questo a me non mi era saputo saperlo, però grazie al fatto che abbiamo dato fiducia a questi ragazzi, li abbiamo uniti per un obiettivo comune e loro si sono sentiti protagonisti protagonisti di tutta l'organizzazione, cosa che secondo me all'epoca non si erano mai sentiti membri di una famiglia come quella che avevamo creato, la possiamo nominare famiglia, sì, perché erano tanti ragazzi, una famiglia, ok. Si sono sentiti con un obiettivo comune e hanno fatto sì che questa festa è riuscita proprio al meglio. Al meglio, in maniera molto 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 divertente. Una figata. Sì, una figata. Tanto siamo ragazzi, si dicono queste cose. Appoggio che... Queste sono le maniche. Che forse ho le mani, non lo so, magnetiche, sono come quelle dei... che dai, i supereroi Marvel. Allora... E praticamente questa festa è riuscita bene, è riuscita talmente bene che da quel giorno il locale ha destinato una parte della propria struttura all'organizzazione di queste feste. Questa cosa è stata una cosa, vabbè, positiva un po' per tutti, perché comunque in quella situazione si sapeva che in quel locale c'erano queste feste e le cose andavano bene, quindi per un po' di tempo abbiamo organizzato queste feste e ci siamo divertiti in quel modo. Una cosa di cui vogliamo parlarvi adesso è appunto... Sempre in quel night! Sì, sempre in quel night! Ah, è fatto cioè, sì. Contro le regole, dai! Contro le regole in modo giusto! Ok. Una cosa di cui vogliamo parlarvi adesso è che comunque, come vanno i tempi oggi, è molto facile comunque divertirsi tra noi ragazzi. Cioè, è molto facile andare alle feste, c'è la possibilità di andarci, ogni 2x2... c'è l'evento, chi di noi non è mai stato su Facebook, ha scritto che, cioè, pensava tra loro cosa faccio oggi pomeriggio, cosa faccio stasera, andava sugli eventi di Facebook e diceva ok, festa di qua, festa di là, festa di qua, festa di là, e cioè in una sera puoi fare 10 feste, penso, se uno vuole organizzarsi bene. Ma una cosa che ci piace dire è che comunque anche noi siamo, cioè, sarebbe brutto dirvi no ragazzi non andate alle feste, non divertivi, perché sarebbe che una bugia. Noi siamo ragazzi come voi, ci piace divertirci, ci piace andare alle feste, sia da un punto di vista lavorativo, ok, ma anche con gli amici. Infatti siamo tornati, cioè, queste 2 settimane di vacanza abbiamo fatto sempre festa, ci siamo sempre divertiti. Ma, cosa non si vogliamo far ragionare sul fatto che è importante fare la festa, è importante divertirsi, perché comunque la festa è un luogo di incontro, è un luogo dove noi ragazzi riusciamo a mettersi in gioco, a metterci in gioco, a fare conoscenza, a stringere amicizie, eccetera. Ma bisogna divertirsi nel giusto modo, bisogna divertirsi in maniera giusta e quindi magari è più importante, cioè bisogna abbandonare magari quel bicchiere di più o utilizzare quello stupefacente, perché utilizzando ciò ci occupiamo un po' al brutto pensiero, alla brutta idea che molto spesso passa dei giovani, cioè che i giovani sono tutti coloro che si vogliono divertire, che fanno le 5 in discoteca, che non sono in grado di fare niente, che bevono, si drogano, eccetera, eccetera. Noi cioè, no, vi vogliamo convincere, però vi vogliamo far riflettere su questa cosa, perché comunque in questi luoghi ci si può stare, ci si deve stare secondo noi, ma ci si può stare in maniera pulita e quindi non omologarsi al pensiero generale che magari la discoteca è un luogo brutto, è un luogo chissà che cosa si farà in discoteca, ma può essere anche un luogo dove se una persona non si sa divertire da sé con le proprie capacità, può diventare anche un luogo bello, un luogo pulito. Proprio così, ragionando in questo modo, si esce dall'omologazione che siate giovani, quindi un po' come facevano Mignolo col prof, che uscivano dallo schema di semplici topini che gli era stato dato dall'autore e cercavano di conquistare il mondo. Noi ragazzi dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo uscire da questa omologazione che si ha dell'ambiente discoteca, che sia appunto dei ragazzi in generale, quando si parla, come diceva il Vales, quando si parla appunto di questi ambienti, perché dobbiamo, anche in questi ambienti è bello mettersi in gioco, è bello tenere avanti e tenere alti i propri valori, i propri insegnamenti che ci sono stati dati. Così che all'età di 20 anni, perché ne abbiamo 24 adesso, abbiamo deciso di coniare in tutto e per tutto la parola Rovis. Infatti, come vedete, è pure stato registrato il marchio. Cioè, questa parola che è stata inventata per coniare tutti questi significati, possiamo dire, ma anche per essere introdotta all'interno
di una nostra prima esperienza, radiofonica, se la possiamo così definire, che si chiamava la Queen's Room. La Queen's Room in poche parole era una... una chiacchierata ambientata nella nostra camera universitaria, nella quale facevamo i primi sketch radiofonici, quindi sketch molto, molto banali, divertenti, se vogliamo così dire, che parlavano di tematiche universitarie, parlavano del la vita dei coinquilini, parlavano del ragazzo fuori sede, nella quale ci piaceva sempre poi innanzitutto metterci in gioco noi stessi, ma andavamo in giro per l'università a cercare i ragazzi e dicevamo: ehi, senti, te c'hai un bel sorriso, che ne dici, vieni nella Queen's Room a parlare della tua esperienza universitaria, vorrei te, vieni da Puglia, ok, dai, allora vieni nella Queen's Room e cucinaci un piatto tipico pugliese. Quindi potete capire che era diventato un luogo dove c'erano più università dentro casa nostra che bambini conti all'università. Questo perché l'obiettivo che avevamo, oltre a quello di mettersi in gioco, era proprio di rappresentare quello che ognuno di noi aveva dentro di sé, quindi di mettere in gioco i propri valori, di mettere in gioco i propri doni che Dio ci ha dato, i propri doni che ci sono stati dati sin dalla nascita. Così che giorno dopo giorno, ogni mercoledì, accendevamo il nostro computer tramite la telecamera e questa diretta andava in onda sia su Facebook che su Instagram. Della Queen's Room, come voi dite, vabbè, una semplice chiacchierata, chi se ne frega, cioè, chissà quante altre chiacchierate avete sentito in radio. Però la cosa bella è che tutti i ragazzi che venivano, usciti dalla Queen's Room, dicevano: oh ragazzi, come appunto facevano un video col prof, dicevano: oh ragazzi, cavoli, grazie mille per averci dato questa opportunità per metterci in gioco, per esprimere noi stessi, per uscire un po' dallo schema con cui viene indicato l'università. Ok, ci sono universitari che studiano, ma molti dicono: ok, quello va all'università perché non sa cosa vuole fare appunto nella vita, oppure va all'università solo perché il papà o la mamma o chi per lui gli paga appunto l'iscrizione. E questi ragazzi, capito, giorno dopo giorno venivano sempre più invogliati. Possiamo dire che all'epoca, noi abbiamo nostra mamma, come abbiamo già detto, che è insegnante di religione, quindi molte volte mamma ci aiuta a riflettere nella vita in generale, ma anche su varie situazioni che ci accadono. Papà insegna religione, ma anche preside. Sì, insegna religione, ma pensare che forse è l'unica preside che insegna religione. Facciamo un applauso proprio a mamma. E ci faceva riflettere, comunque ci consigliava con dei proprio per questo motivo possiamo dire che più o meno, cioè non come il nostro padre, però è un po' di Vangelo ci capiamo, possiamo per dire, e possiamo dare un'interpretazione giovanile e un po' fresca di alcune parole del Vangelo, proprio come dice la nostra presentazione: non hanno vino qui. La frase non hanno vino, aspetta, non ce l'avete letto, non ce l'avete letto, sì. E qui c'è scritto, non l'abbiamo sentito. Avete letto tutti l'office? E qui c'è, però vi siete accorti che c'è scritto non hanno vinto. Aia, non hanno. Io non li rimanderei a settembre, comunque qui c'è scritto non hanno vinto, ma in realtà la frase del Vangelo di Giovanni dice non hanno vino. Non hanno vino, questa frase Giovanni racconta appunto, la fa dire a Maria, e dice Maria appunto si accorge che durante le nozze di Cana manca il vino, cioè Maria non si accorge che durante le nozze manca il cibo, quindi un elemento essenziale, o bensì manca l'acqua, che è un altro elemento essenziale, ma bensì Maria si accorge che manca proprio il vino, che il vino è quell'elemento in più per rendere una festa, festa con la F maiuscola, giustissimo, è quell'elemento che dà l'energia. Esatto, quindi riportate un po' a noi questo passaggio. Possiamo dire che Cana rappresenta un po' la nostra quotidianità, cioè rappresenta, magari, non so, la città di Teramo, oppure non so da quale parte d'Italia viene. C'è la parte che viene dal centro Italia. Allora,
dove sta che c'è quello là? Da Lord? Grandi, grandissimo. Allora, tutti presenti. Allora, possiamo dire che l'Italia è come le nozze di Cana. Cioè, la sede è da quei luoghi dove due ragazzi, due giovani siamo. Quindi, appunto, la famiglia, la scuola di calcio, la squadra di danza, cioè, no, la scuola di danza per le ragazze, la scuola di pallavolo, gli amici del bar, perché no? E il vino invece rappresenta la vitalità, rappresenta la vivacità, rappresenta la voglia di divertirsi e di stare insieme. Ma chi meglio di noi giovani può essere portatore di vino? Chi meglio di noi giovani è in grado di mettersi in gioco, di portare vivacità, vitalità nella nostra comunità, che può essere, come ho già detto, la famiglia? Lo possiamo fare, noi giovani lo possiamo fare. E quindi questa situazione del mettersi in gioco è una cosa fondamentale ai tempi di oggi, è anche una cosa che va un po' contro appunto lo stereotipo che si danno a noi ragazzi, cioè lo stereotipo che non ci impegniamo, che non siamo in grado di... che siamo un soggetto appunto. Quindi ragazzi, noi vi vogliamo dire che dovete mettervi in gioco. Dovete mettervi in gioco e dovete essere i primi, come ha fatto Gesù, a trasformare quest'acqua in vino. Quindi, a portare vivacità, gioia, grazie a noi che vi sono stati dati di natura all'interno di queste nozze che è Cana, all'interno di tutta l'Italia che è Cana, oppure del vostro singolo gruppo di amici. Quindi non dovete avere paura di essere giudicati, di appunto di mettervi in gioco, oppure dire ma se io faccio questo cosa pensano gli altri? Perché comunque se uno si mette in gioco con le giuste qualità, ragionando e quindi con la voglia di stare insieme, di divertirsi, cioè tutto è più facile e tutto si raggiunge. Dopo, vabbè, comunque, un applauso che secondo me è stato veramente, cioè io devo fare un applauso a Alessio perché mi sembrava un professore, sembrava un professore, sono onesto, ma adesso un professore, l'ho studiato. Comunque, a parte gli scherzi, penso che adesso abbiamo raccontato la nostra vita, fino a che, cioè vi starete chiedendo come mai da una camera universitaria dove facevamo questa chiacchierata con gli amici, dove facevamo delle cazzate, fondamentalmente siamo arrivati a raggiungere dei palcoscenici, possiamo dire, palcoscenici rinomati, vogliamo così dire, come Avanti un Altro, come Sky o come varie campagne di moda e tutto. Pensiamo che l'elemento principale, non perché noi siamo magici, se dico loro sono magici, ok, no? Ma fondamentalmente ci piace descriverci come ragazzi acqua e sapone, come siamo tutti, capito? Soliti ragazzi del calvetto, cioè siamo cresciuti fino a 18 anni, tutti pomeriggi, dalle 3 alle 8 al calvetto tutto caso. Quello della parrocchia, del ricreatorio San Giorgio, non so se... ogni giorno... Il tuo microfono... Carico. Chiamavamo ogni giorno, diceva mi raccomando torna alle 8 che devi studiare, torna alle 8, sì ma adesso torniamo e puntualmente il giorno dopo alle 7 di mattina ci troviamo a scuola, a aprire la scuola con il bidello perché doveva copiare i compiti, niente di speciale. Però pensiamo che l'elemento, ragionandoci sopra, l'elemento che ci ha fatto raggiungere questi traguardi, pur essendo ragazzi semplicissimi, è stata proprio la voglia di dire in ogni avventura che la vita ci presenta, in ogni avventura che il buon Dio ci ha messo sulla nostra strada, eccomi. Quindi, eccomi, ok, mi metto in gioco. Quindi, il buon Dio, non so, ci offriva una trasferta a Milano e il buon Dio mi diceva, eccomi, partiamo, andiamo e vediamo come va. Proprio per questo, da 4 anni a questa parte, abbiamo deciso di metterci in gioco in ogni singola avventura e di entrare in questo mondo, possiamo chiamarlo, che in alcune parti molti lo descrivono come un mondaccio, un mondo solo fatto da apparenza, un mondo in cui, capito, il mondo dello spettacolo, dice ok, entri in quel mondo, ma o sei raccomandato, oppure devi passare per vie traverse, non tanto pulite. Ma in realtà noi abbiamo deciso di entrare in questo mondo in maniera pulita, dicendo proprio a ogni sfida e a ogni prova che il buon Dio ci metteva davanti, che noi ci andavamo a cercare, eccoci, siamo pronti a metterci in gioco. Come un po' ha fatto Maria, infatti se vedete qui sotto la porta noi portiamo l'immagine della Madonnina di Loreto, cioè è difficile vederlo.
È difficile vedere questa madonnina di Loreto, ma è proprio come lei è stata la prima a dire fondamentalmente eccomi, ok, mi metto in gioco. Quando l'angelo Gabriele gli ha detto Giuseppe, cioè, devi diventare padre di Gesù. Ma un attimo a cambiare slide, io, aspettatemi, eh. Ok, e comunque questa volta di metterci in gioco, come diceva Paris, ci ha fatto sempre rispondere eccomi, ci siamo, eccomi, dormire pochissimo la notte, fare avventure e via. Poteva, cioè, poteva essere una situazione in cui comunque uno si poteva montare la testa, perché comunque a 20 anni arrivare in certi posti, sì, a 20 anni eravamo arrivati in certi posti, in certi contesti, dice come è possibile, cioè magari è il sogno di tanti ragazzi, il sogno di tante persone. Ma noi vogliamo vivere questa esperienza nella parte pulita dell'esperienza televisiva, dell'esperienza di moda, dell'esperienza di pubblicità. Vogliamo vivere questa esperienza rimanendo con i piedi per terra, perché fondamentalmente il nostro eccomi è non eccomi per dire ok, ho fatto questo, ho fatto quello, sono figo. No, non è quello, è un eccomi per dire vogliamo crescere come persone, vogliamo diventare, cioè raggiungere la, vogliamo diventare delle persone più complete, sia da un punto di vista personale, quindi magari limare un po' il nostro carattere, migliorare la nostra pazienza, eccetera, eccetera, sia da un punto di vista professionale e di lavoro.